Benvenuti ad Appunti e dintorni, il nostro quotidiano di appuntamenti che apriamo con la stagione teatrale estiva del Carbonetti di Broni all'interno dei giardini di Villa Nuova Italia. Sabato 5 giugno sarà la volta dello show di Raul Cremona, durante il quale il comico attore ripercorre una carrellata dei suoi personaggi più famosi. È la data recuperata dello spettacolo del 15 novembre 2020 e quindi i possessori di biglietti o abbonamenti già acquistati possono confermare i posti chiamandolo 0385 546 oppure il 366 8190 785. Acquisto biglietti online su teatrocarbonetti.it. C'è anche Pavia Barocca, che torna a cura della Fondazione Ghislieri, quindi al celebre Collegio Ghislieri di Pavia, questa rassegna internazionale di musica antica che si apre sabato 5 giugno con il clavicembalista Andrea Buccarella, vincitore del primo premio a concorso internazionale 2018 di Bruges. Ricordiamo che per assistere a questi concerti sono necessarie le norme anti-Covid, l'uso della mascherina, i posti sono numerati e distanziati. Info e prenotazioni a 0-32-3786-266 o alla mail biglietteria@ghislieri.it. Ripartire dal futuro, la mostra di Pavia al Broletto, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune, e si torna quindi ad aprire al pubblico gli spazi espositivi del Broletto anche qui da sabato 5 giugno. Sono esposte le opere di Gian Antonio Abate, Corrado Bonomi, Dario Brevi, Giannicella, Davide Ferro, Ernesto Iannini, Ion Coman, Antonella Mazzoni, Giovanni Pedullà, Massimo Romani, Leonardo Santoli, Gianfranco Sergio, Vittorio Valente, Ilrian Zixa. Testo e catalogo di Edoardo Di Mauro. Inaugurazione sabato 5 giugno alle 18 con intervento musicale a cura del Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri. Info allo 0382 399 302. La stagione del Teatro Fraschini prevede anche alcune pellicole di recente restauro che ritrovano la luce grazie a Cineteca di Bologna, questa collaborazione con i Fraschini di Pavia. E allora dal 1 al 3 giugno alle 20 e il 2 giugno, essendo festivo, anche alle 16, viene proiettato il film Hong Kong Express in versione restaurata in 4K, il capolavoro del regista cinese Fong Kar-wai. Info e prenotazioni biglietti sul sito teatrofraschini.it oppure presso la biglietteria dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. La città come palcoscenico, il comune di Pavia organizza un cartellone di spettacoli da offrire alla cittadinanza nei mesi estivi. Venerdì 4 giugno tocca al pianista Mikhail Pletnev a cura della Fondazione Teatro Fraschini presso il Castello Visconteo. Sabato invece 5 giugno le variazioni Goldberg, Andrea Buccarella, clavicembalo a cura del Centro di Musica Antica Ghislieri loggiato del Castello Visconteo. Info e prenotazione biglietti sul sito teatrofraschini.it oppure presso la biglietteria dalle 11 alle 13, dalle 17 alle 19. Tutt'altro genere di musica, invece stiamo parlando di una rock band di censura che tornano a esibirsi sull'Universa Pub di Rivanazzano Terme, sul palco in live venerdì 4 giugno, Gio Fascella alla voce, Igor Nembrini alla chitarra, Paolo Foti al basso, Cristiano Giovanetti alla batteria, insieme per cover italiane e internazionali, oltre a brani originali. Info e prenotazioni al 371 13 41 697. Per tutti coloro che amano la natura c'è questa esperienza sensoriale, si chiama Bagno di Bosco, è organizzata dall'Associazione Volo di Rondine per il 2 giugno e consiste in una pratica di immersione sensoriale per rigenerare corpo e spirito grazie al contatto con la terra. Quindi il 2 giugno dalle 10 alle 16 è possibile associarsi al momento della prenotazione a francesca.bonello@gmail.com oppure andate sul sito volodirondine.com, evento che poi sarà replicato domenica al Groppo dei Sassi Neri. Info e prenotazioni al 329 16 48 104. Un pensiero per Eitan, la raccolta fondi che prosegue, organizzata dal Comune di Pavia in favore di Eitan Biran, il bimbo pavese che è uscito proprio oggi dalla rianimazione della Regina Margherita di Torino, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. E poi per chi volesse contribuire, ovviamente qui ci sono tutti i riferimenti bancari, sia il conto corrente che l'IBAN, quindi prendete nota nel caso vogliate dare un aiuto a questo bimbo di 5 anni davvero sfortunato.
E poi il piano vaccinazioni Lombardo che prosegue in questo periodo per le prenotazioni dai 30 ai 39 anni, da domani 2 giugno dai 16 ai 29 anni, dal 3 giugno c'è la possibilità per tutti di prenotarsi. Come? Attraverso il sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, telefonando al numero verde 800 894 545, rivolgendovi ai postini che rilasceranno la ricevuta per presentarvi al centro erogazione vaccini o ancora ai postamat da fruire con la tessera sanitaria. Inviateci le vostre segnalazioni, corredate da foto, locandine o video a info@pavia1tv.it o via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Appunti e Dintorni.